Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, ben ritrovati. Un appuntamento un po' particolare quello di oggi. Se sapeste dove sono, adesso lo capirete. Intanto vi presento la mia ospite, lei è Emanuela Belcuore ed è la garante dei diritti dei detenuti per la provincia di Caserta, più o meno questa è la dicitura. E io mi trovo eccezionalmente nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, perché qui i detenuti si divertono a cucinare, hanno potuto anche assistere e partecipare a dei corsi di pasticceria e di altro genere e trovano nel food, nel preparare un buon piatto, un bel piatto, soprattutto comunque buono e saporito, un motivo, diciamo, per non buttarsi giù. Emanuela, voi fate diciamo da sprono a questi detenuti e li invogliate a partecipare non solo a questi corsi ma a tutte quelle attività che possono alleviare la pesantezza di una pena definitiva. Esatto, innanzitutto ci troviamo al reparto Volturno dell'Istituto Penitenziario Francesco Occello di Santa Maria Capua Vetere ed è un reparto dove ci sono i reclusi definitivi. Fondamentale è il sistema trattamentale, quindi i vari corsi che i detenuti fanno, non soltanto la scuola che è importante, ma anche i corsi di pasticceria, falegnameria, pittura, ma soprattutto quello di pasticceria. Oggi ci occupiamo di food, qui c'è l'arte di arrangiarsi, c'è il caffè fatto come appoggio reale, il caffè alla cicciolina, poi magari ce lo spiegano i detenuti e con pochi ingredienti, perché non può entrare tutto, e con pochi strumenti a disposizione sono capaci veramente di creare delle pietanze succulente e buone. Poi c'è anche l'arte, ovviamente oltre a quella di arrangiarsi, proprio l'arte dello stare insieme, di creare delle sinergie tra i cellanti e anche insomma tra i compagni dei vari reparti e delle varie sezioni, soprattutto durante il periodo natalizio o pasquale. Allora, noi adesso, ringraziando naturalmente le autorità che ci hanno concesso questa autorizzazione, ci sposteremo nelle cucine di questo padiglione Volturno e questa settimana, ma poi vi preannuncio anche la prossima settimana, vi sveleremo come fare delle ricette molto tradizionali dell'enogastronomia partenopea e non solo, con pochi semplici ingredienti e anche con qualche restrizione in termini proprio di attrezzature. Venite con me. Eccomi nella cucina con Sasà, che si cimenterà in... Qual è la ricetta di oggi? Pasta e patate al forno con provola, a gratè. Mamma mia, pasta, patate con provola al forno al gratin. Già c'ho proprio non si vede l'acquolina in bocca. Sasà, gli ingredienti. Gli ingredienti principali sono un semplice soffritto per iniziare. Quindi poi, carote, cipolle e sedano. Poi le patate. Certo. E poi facciamo con la provola a dadini. Alla fine mettiamo in forno. Alla fine. Una domanda prima di cominciare con il procedimento. Naturalmente c'è qualche problematica a recuperare alcuni ingredienti oppure questi riuscite ad averli? No, riusciamo a recuperarli. Tutti quanti? Li compriamo sul modulo della spesa, li riusciamo a recuperare. Perfetto. Allora, cominciamo. Da dove si parte? Dalle patate? Sì, prima dal soffritto tagliamo cipolle, carote e sedano. Sì. E lo facciamo soffriggere con un poco d'olio. Sì. E poi tagliamo le patate e li mettiamo a... Vediamo quanto piccole le patate, perché anche sul taglio della patata c'è... Le peliamo con il pelapatate, sì. Questo sopra non ce l'abbiamo, facciamo con il coltello in plastica sopra. Ecco, perché voi dovete calcolare che adesso noi, grazie ancora alla direttrice e alle autorità che ci hanno consentito di essere qui in cucina, abbiamo anche più attrezzature di quelle che di solito hanno gli ospiti della casa circondariale. Sopra abbiamo coltelli in plastica normalmente. Quindi è un po' più difficile. Certamente. Qua abbiamo il pelapatate che semplifica le cose. Bellissimo. Allora, vediamo quanto quindi più piccole le facciamo e meglio è, perché si sfrantumano e viene più a crema. Buono! La patata, lui avete visto, l'ha resa regolare nel taglio, poi fa una specie di julienne e i quadratini. Sì, capito, perfetto. Fantastico.
A questo punto facciamo finta che il nostro soffritto è quasi pronto, andremo a calare le patate. Sì, sì, le patate le facciamo in ebollizione un'oretta e mezzo e poi buttiamo la pasta quando è al momento. Senti, qual è il momento più critico per la pasta e patate? Diciamo quando la cottura della pasta, dobbiamo la cottura al punto giusto che poi quando va nel forno non diventa diciamo... Una papocchia. Una papocchia, giusto. Andiamo ai fornelli. Vi garantisco che il profumo è molto molto invitante, l'acqua è in ebollizione, quanta acqua più? Insomma, a occhio? A occhio, sì, ad occhio. Ma non deve essere prodotta? No, non prodotta, altrimenti posso calare la pasta? Certamente. Siamo... L'acqua l'abbiamo già salata? Già salata, sì, prima è salata. Poco, perché le patate... Mettiamo la pasta. Sì, quindi una bella pasta mischiata, quella che piace a noi. Pasta mista. Pasta mista. Un 4-5 minuti che poi la cottura continua nel forno. Adesso che cos'altro dobbiamo fare? Prendiamo le vaschette, dopo averle imburrate e messo il pane grattugiato, versiamo questo dentro con la provola, facciamo un altro strato sopra di pane grattugiato e le mettiamo a forno. Fantastico. Che profumo, la mangerei così, invece dobbiamo andare di nuovo di là. Metterci andiamo. La provola. Andiamo per tagliare la provola. E ce la mettiamo dentro. Ah già, quindi ci portiamo il pentolone. Facciamo tutto qua. Questa è provola affumicata? Sì, affumicata secca, mentre questa è fresca. Facciamo metà e metà. Ah, perché così quella dà un po' di umidità in più, forse? Giusto. Ok. Mettiamo dentro. Sasà, quando è che cucinate? Perché comunque, insomma, voglio dire, qui vi danno da mangiare, però no, lo sfizio qual è? Per passare, prima di tutto per ammazzare il tempo e poi c'è un po' di passione pure. Certo. Siamo una passione che c'era da sempre. Da sempre, sì. Venendo qua, avendo un po' di tempo a disposizione, su Wildflow, molto tempo, non diciamo che lo sfruttiamo, è un passatempo. Ma magari potrebbe essere anche per un futuro una buona cosa. Probabile, ci sono le opportunità, come no. Allora, fuori dal fuoco, come sempre, ma questo le nostre amiche lo sanno, si gira e poi nel forno soprattutto si scioglie nel forno insieme alla pasta. Senti, il parmigiano lo mettiamo dopo? No, lo metto adesso anche il parmigiano. Ah, ok, quindi prima una giratina così. Anzi, la ringrazio perché me ne ero dimenticato. Ho imparato qualcosa. La donna ci vuole sempre in cucina. Perfetto, è molto invitante, ma proprio molto invitante. Un altro po' lo mettiamo sopra alla fine. Sì. Io il passaggio del forno veramente non l'avevo mai sentito, confesserò. La pasta è molto ardente, perché poi andando a cuocere nel forno... Certo, se no diventa una papocchia. Quindi attenzione al grado di cottura. Un aiutante che ci dà che il cosa? Il mestolo. Un mestolo, grazie. Così, in presa diretta. Perfetto. Ecco qua. Fantastico. Vabbè, questa è una bella porzione abbondante. Adesso direttamente in forno oppure ci va ancora... Pane grattugiato. Ah, pane grattugiato. Facciamo tipo pasta al forno che fa un po' la crosticina sopra. Ah, ecco. La crosticina è bella sopra, no? Beh, certo. Siamo pronti, pasta in forno, ci vediamo subito per le voilà. E voilà, tutta pronta, tutta con una crosticina meravigliosa, la pasta, patate e provola al gratin. Sasà, quanto tempo e a quanti gradi? 20-25 minuti e 140-150 gradi massimo. Perfetto, allora questa era una squisita pasta e patate. Nella versione di Sasà, io devo ringraziare naturalmente le autorità che ci hanno consentito l'accesso in esclusiva alle cucine del carcere di Santa Maria Capua Vetere. La prossima settimana ancora una ricetta. Intanto a Sasà auguri per un grazie, futuro grazie. Nel food. Grazie.